Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Joepa17 e oggi siamo tornati su Splatoon 2 per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, come promesso oggi è sabato 11 novembre, sono le ore 18 e sono online, pronto a giocare con voi. L'ultimo Splatfest è stato vinto dalla squadra Cibo Caldo, quindi abbiamo guadagnato dei nuovi molluschi. Poi magari in un prossimo episodio vi farò vedere come utilizzarli, anche se molto probabilmente lo sapete già. Ragazzi, come sempre vado a prepararmi e ci vediamo nella prima partita di oggi. Va bene ragazzi, eccoci qua per il primo match di oggi. Mappa Campus Hippocampus. Per questo primo match sarò soltanto uno spettatore. Allora, andiamo a vedere cosa combinate. Si sfidano la squadra verde lime o verde evidenziatore contro la squadra rosa. Qui c'è Giulia che sta colorando. Qui c'è Omar che ha preso lo sweeper. E c'è anche un cecchino. Ice Cube. Ah, ce ne sono due di cecchini, mi sa. C'è Asriel 79. Attenzione che dall'altra parte bombardano, c'è già GG6 che tenta di superare la linea di difesa verde. Qui c'è Giulia. DJs Tatios. Ice Cube è pericoloso. Ricky Ritz, che sta colorando qui a fianco. È dura per la squadra rosa perché Ice Cube riesce a tenerli a distanza. Anche Omar se la cava parecchio, soprattutto col bacca laser. Andiamo a vedere Shogu. Attenzione che probabilmente sapete che arma ha scelto. Il calamaravaggio master. Attenzione che si nasconde. Ma sa che è lì. Sa che è lì. Omar se n'è accorto. Shogu ci prova e infatti è stato splattato. Attenzione che ti hanno inquadrato con i laser. Anzi, scusate, con il lanciarazzi. Bacca laser ha splattato GG6 con soli due colpi. Attenzione Gigi. Attenzione Ricky, che c'è Ice Cube dall'altra parte. Per il momento mi sa che la squadra verde sta dominando. Io sto seguendo Ricky Ritz. No, direi che c'è più verde sulla mappa per il momento. Li stanno tenendo alla larga. Li stanno tenendo alla larga. C'è Omar che lancia le bombe e poi con due colpi riesce a mandare KO gli avversari. Quindi adesso sta utilizzando questa tecnica qua. Dovessi trovarmelo contro, devo stare attento. Andiamo da Ice Cube. No, direi che i rosa stanno facendo molta fatica. C'è Shogu che sta colorando lì sotto. Prova a venire a dar fastidio al cecchino. No, però Ice Cube è riuscito a spostarsi in tempo. Beh, alla fin fine, se hanno vinto i verdi, non hanno vinto di così tanto, Incredibile, vince la squadra rosa. Sembrava che i verdi potessero schiacciarli. Invece sono riusciti a portarla a casa, incredibile. Incredibile. Va bene ragazzi, eccoci qua, cambiamo mappa. Rione Storione, finalmente scendo in campo anch'io. Devo un attimo scaldarmi, però vediamo cosa riesco a combinare. Ho preso lo sparacolore logo. Attenzione a Tatios dall'altra parte, che ha il cecchino, quello che può sparare da casa sua. Quello con cui può sparare da casa sua. Allora, io volevo subito ottenere la pioggia e sbloccare il... Volevo subito sbloccare il potere speciale per lanciarlo di là. Ho già il cecchino che mi sta mirando. Fantastico. Ho già il cecchino che mi sta mirando. Vai Shogu. Lui ha preso il secchiostro.
Ah, bravo GG6 che ha preso il rullo. Dai, nella prossima partita faccio che utilizzarlo, visto che me lo chiedete sempre nei commenti. Vi ricordo, ragazzi, che utilizzo anche le armi con cui mi trovo meglio. Ah, hanno anche loro qualcuno che ha la pioggia come potere speciale. È lì. Ah, mi ha preso. Ah, però mi ha preso Giulia, non mi ha preso il cecchino. Incredibile. Purtroppo sapete cosa? Non avendo la possibilità di giocarci tutti i giorni, mentre magari qualcuno di voi questa possibilità ce l'ha, sono un po' lento in certe situazioni. Sono un po' lento. Allora, aspettate, facciamo così. Ah, di nuovo, niente. Giulia in gran forma. Ha preso la ripolpella duplo. Però aspettate un secondo, perché voglio provare a fare una cosa. Buttagli questa. Ok, ho preso anch'io Giulia per una volta. Attenzione alle spalle. No. Oila! Il criceto! Mi ha preso Asdriel. Con il criceto. Io lo chiamo criceto, è la palla, insomma. Anche Ricky Ritz è andato giù. Onestamente non ho la più pallida idea di come siamo messi. Ah, il cecchino è di nuovo lì. Ho fatto un po' di casino, ma va. Attenzione a Giulia di nuovo alle spalle. E avevo purtroppo anche il potere speciale. No, ci stanno massacrando. Ci stanno massacrando. È veramente un macello. È lì. Là, sono tutti lì. Buttagli qui. Vabbè, ancora qualcosa. Mamma mia. Ne avevo tre addosso. Vediamo se i miei compagni ne hanno approfittato. Ne avevo tre addosso. No, direi azzurro chiaro. Azzurro chiaro. 47-39, ci hanno massacrati. Vabbè, dai, come prima partita può anche andare bene. Devo un attimo scaldarmi. Giocavamo però 4 contro 3, anche se Ricky l'abbiamo visto in azione. Va bene, ragazzi, nuovo match. Giochiamo una partita pro, modalità zona splat, nella mappa Porto Polpo. Ok, stavolta ho preso il rullo, vediamo cosa riesco a combinare. Ci sono addirittura due cecchini dall'altra parte. E qui la vedo grigia. E qui la vedo veramente grigia, ragazzi. Ok, aspettate che... Guardate, gli butto quella. Ecco, iniziamo già. Iniziamo già benissimo. Purtroppo sapete cosa? Quelle bombe lì sono efficaci, però se l'avversario non le vede. Se l'avversario le vede è finita. Ah, ho preso Tatio, se c'era jump in giro, con lo Splasher Elite. Proviamo a fare un salto di qua, ma... La vedo brutta! Ah, però Omar l'ho preso! Anche se per il momento non siamo ancora riusciti ad avvicinarci alla zona splat, quindi direi che questo match qua, se continua così, finirà in 4-4-8. Non l'ho più visto. Ah, però mi ha preso Jumpy da dietro. Io infatti stavo mirando al cecchino. Ok, direi partita terminata. Vincono i verdi. Squadre un po' squilibrate, quindi adesso ci penso io a equilibrarle un po' meglio. Beh, qualche kill comunque l'ho fatta. Peccato non essere riusciti mai a conquistare la zona splat. Va bene, ragazzi, nuovo match, dai. Proviamoci di nuovo. Ah, in questo caso hanno mantenuto le due zone splat separate. Ok, ho mischiato naturalmente le squadre. E due cecchini di nuovo dall'altra parte. Però stavolta ne abbiamo uno anche noi. Allora, bisogna andare subito a prendere la torre. Mamma mia.
E adesso purtroppo i due cecchini si piazzeranno lì. I due cecchini si piazzeranno lì, quindi bisogna andargli a dar fastidio, eh. Perché se nessuno gli va a dar fastidio, possono veramente far male. Infatti Omar si è subito accorto che volevo passare da quella parte lì. Attenzione. Ok, effetto terminato. Ok, mi hanno splattato di nuovo. Purtroppo non riusciamo ad avvicinarci. E finché non ci avviciniamo, la vedo veramente grigia. Ok, ho preso Shogu, però non so come siamo messi. Mi sa che siamo messi non tanto bene. Sì, non mi aspettavo che due di loro scegliessero la zona splat. Omar si è piazzato lì e nessuno gli dava dar fastidio. Non riusciamo neanche ad avvicinarci. Perché tanto noi scendiamo di lì e lui continua a sparare. Poi vabbè, se il suo compagno di squadra gli va a dare una mano, praticamente la partita è già chiusa. Ho preso Giulia e Shogu mi ha preso alle spalle. Allora, aspettate che... io ho ho l'attacco dall'alto. Sì, ma tanto non... è inutile perché mi... per questa partita qua era più utile... era più utile prendere i razzi. Perché almeno così coloravo dietro, li inquadravo e almeno lì al facevo allontanare. 4, 3, 2, 1... Ok, partita terminata, altro brutto match. No, non mi aspettavo che prendessero due cecchini dall'altra parte. Vabbè, ho pigliato almeno qualcuno o... ah, due kill le ho fatte. Va bene ragazzi, nuovo match. Torniamo a giocare la modalità mischia mollusca, che sinceramente è tra le mie modalità preferite perché bisogna combattere fino all'ultimo secondo. Invece, come avete visto prima, le modalità pro si svolgono, diciamo, in modo diverso. Allora, diamo una bella colorata qua. Prima era praticamente impossibile che riuscissimo a ribaltare il match. Era praticamente impossibile. Non ho pigliato nessuno. È vero, devo ricordarmi che con quest'arma posso rotolare. Salta di qua o salta di là? Sì, però ha mirato da tutta un'altra parte. Non ho capito come ha fatto a prendermi. Allora, aspettate, ricarichiamo un attimo il jet splat. Allora, ricarichiamo un attimo il jet splat perché volevo sfruttarlo. Dai, ok. E poi sono stato abbattuto da GG6 che si è preso lo splatling a Tanica e poi è stato abbattuto. Grandissimi, grandissimi. Vai Ricky, coloro da quella parte di lì. Forse possiamo colorare anche di qua, sì. Sì, sì. Ma questi qui sono punti colore. Ok, coloriamo di qua. Eila! Coloriamo ragazzi perché vince chi colora di più. Caspita, per paura mi sono buttato in acqua, fantastico. Pensare che è stato pure splattato il mio avversario. La battaglia è
lì in mezzo, perché qua la zona è nostra. No, mi hanno portato via la kill. Dai, però. Ho capito, l'ho indebolito io. Aspettate che volevo provare a salire qua sopra. È meglio darsela a gambe, perché stava arrivando. Ho preso Shogu. Dai, dai, dai. Teneteli lì, teneteli lì. Ok, ho preso ancora una volta Shogu alla fine col Jet Splat. Dai, bella partita. Direi che la portiamo a casa noi. 51-33, bella vittoria. Bravi ragazzi. Porto a casa 5 kill, va bene. Ok ragazzi, cambiamo mappa. Manta Maria. Sono uscito e sono rientrato nella lobby, così nuove persone hanno avuto la possibilità di entrare. Ok, gialli contro viola. Praticamente i colori dei Lakers. Praticamente una squadra di basket americana, il cui stadio si trova a Los Angeles. Allora, butta giù queste. Dai che facciamo un po' di casino. Dai che facciamo un po' di casino. Quella. Hanno tentato di prendermi con il Jet Splat. Attenzione a quella robobomba. Mamma mia, Supermine con il criceto. La cromosfera. È stato subito splattato. Di qua si può salire, sì. Però poi di lì non si va da nessuna parte, a meno che... Allora, qui abbiamo bloccato Ricky. Dai, prova a salire. Vai, Giulia. Dobbiamo colorare tutto qua sotto. Aspettate che qua... è tutto viola. Si è perso, secondo me, molto dello spirito del primo... Avevo finito il colore. Dicevo, si è perso molto lo spirito del primo Splatoon, perché adesso vedo che lo stile di gioco è cambiato. Dei vari giocatori puntano più ad abbattere gli avversari. Anche i punti vengono dati in base a se vinci o se perdi, non in base a quanto colori. Infatti sto facendo veramente tanta fatica a salire di livello. Attenzione alla cromosfera. Ehi là. Ah, stavolta Ricky ci ha provato. Stavolta Ricky ci ha provato e è arrivato anche Asriel. O è arrivato Asriel. Dai ragazzi, che stavamo giocando bene. Stavamo giocando bene, poi adesso ci siamo un attimo persi. Siamo in due che stiamo praticamente sparando a Supermine che stava arrivando. Meglio stare qua in alto. Ah, lanciate le bombe curling di là e io le lancio di qua. Che bello quando non ci sono i cecchini sulla mappa. Ok, non ce n'è neanche uno. Sta zona qua deve essere gialla. Ho preso Supermine, anzi non l'ho preso, ho dato una mano al mio compagno di squadra ad abbatterlo. Questo è Ricky, l'ho riconosciuto dal saltino. L'ho riconosciuto dal saltino. Buttaci ancora questa. Ok, partita terminata e vediamo chi la porta a casa. Gran bel match comunque, senza i cecchini, eh. Gran bel match. Bella lì ragazzi, 45-42, bella vittoria. E porto a casa 3 kill. Ok, normale, amministrazione.